Secondo un gruppo di teorici, la statua ha almeno il doppio degli anni che le assegnano gli egittologi. A loro avviso, la prova sarebbe data dalle stratificazioni arrotondate della cinta che circonda la Sfinge. Questi teorici ritengono che erosioni così marcate siano dovute alle abbondanti piogge avvenute in un territorio occupato da oltre 10.000 anni dal deserto. In tal caso la Sfinge sarebbe davvero la testimonianza di una civiltà perduta, della mitica Atlantide per intenderci. La seconda teoria si spinge ancora più in là. L'idea è che sia la Sfinge che le piramidi siano l'opera di una società avanzata, vissuta 8.000 anni prima dei faraoni. Secondo questa teoria, il complesso di Giza fu costruito per riprodurre la posizione delle costellazioni all'epoca della realizzazione dei monumenti, una specie di straordinaria riproduzione della mappa celeste. E ancora, lo strano pozzo di ventilazione della piramide di Cheope sarebbe stato costruito per puntare proprio su alcune stelle, in modo inequivocabile. E infine, quegli stessi costruttori avrebbero eretto la Sfinge per rappresentare la costellazione del Leone, che sorgeva sull'orizzonte a est. In base a una simulazione con il computer, l'ultima volta che queste stelle si presentarono in quell'esatto allineamento fu intorno all'anno 10.500 a.C., dunque 12.500 anni fa. Teorie fantasiose, ardite, di maniaci dilettanti egittologi, teorie che pur se suggestive perdono colpi di giorno in giorno, teorie che Hawass ancora una volta respinge senza ombra di dubbio e spiega il perché. Una dice che davanti alle zampe della Sfinge ci sia una stanza che contiene le prove dell'esistenza di Atlantide, ma questo non è vero perché nel 1978 abbiamo fatto degli scavi in quel punto e non abbiamo trovato nulla. Nessuna stanza che contenga qualcosa su Atlantide. L'altra teoria sostiene che 10.000 anni fa ci fu un'inondazione che provocò l'erosione. Ma neanche questo è vero, perché l'erosione sul corpo della Sfinge è stata provocata dal vento e non dall'acqua. Inoltre, 10.000 anni fa, in Egitto non esisteva nessuna civiltà in grado di costruire la Sfinge. Il volto della Sfinge corrisponde esattamente al volto di Chefren. E tutte le prove che abbiamo dimostrano che la Sfinge risale all'epoca di Chefren. È vero che la Sfinge stava per perdere la testa? No, really. The Sphinx is the hardest. No, non è vero. La testa è la parte più resistente della Sfinge. Gli esperti dell'UNESCO sono venuti qui e dopo numerose analisi hanno dichiarato che la testa resisterà in eterno. L'anno scorso Zahi Hawass ha portato Stefano Madia all'interno della Sfinge. Che cosa se lo ricorda? Do you remember? Yes, I remember. Ecco, che cosa avevano trovato? Siamo sotto la Sfinge con Zahi Hawass. Un radar ha rivelato che qui sotto ci sono delle stanze, è vero? Il radar mostra delle imperfezioni del terreno, dice Hawass, mostra delle cavità naturali. Ma la prova più importante che non c'è alcuna stanza sotto la Sfinge è data dall'Istituto di Ricerca di Stanford in California. Sono venuti, racconta Hawass, hanno sondato il terreno nella parte destra, sinistra e al centro. E hanno detto che non c'è assolutamente niente sotto la Sfinge e che la Sfinge è un'unica roccia, una roccia solida sotto la quale non c'è alcuna stanza. Ecco, io sto entrando dentro la Sfinge. Ci sarebbero delle stanze che ha scoperto Zahi Hawass, ma che non rivelerebbero nulla secondo la teoria ufficiale egiziana. Ecco, continuiamo a scendere nel corpo della Sfinge. Abbiamo aperto questo tunnel, sostiene Hawass, ma non abbiamo trovato nulla che testimoni una civiltà scomparsa. Tutto quello che abbiamo scoperto qui, nella Sfinge e nelle piramidi, prova che appartengono alle dinastie dei faraoni egizi. Zahi Hawass, qui ci sarebbe un altro passaggio per entrare dentro la Sfinge, ma perché è chiuso? Why it's closed now? Qui c'era un tunnel, sostiene Hawass, che era stato aperto nel 1926 dal signor Perez. Ecco una foto di persone dentro questo tunnel quando era aperto. La gente che parla di civiltà scomparsa dice che è proibito aprire questo tunnel perché contiene una prova della ipotesi Atlantide. Ma non c'è nulla qui, dice Hawass. Nel 1926 è stato aperto e non c'era assolutamente nulla. Ora i ponteggi sono scomparsi, fortunatamente, sono stati restauri, la Sfinge è ritornata bellissima.
Dunque, nel tunnel si favoleggiava che ci fossero dei tesori meravigliosi, fantastici, nascosti. Quello che è stato trovato, a me mi risulta, sono solo queste due scarpette da tennis. Un mistero comunque c'è, perché non sappiamo a chi queste scarpette appartenessero, forse un archeologo, ma non è certo un mistero su cui vale tanto la pena di indagare. Invece nell'altro tunnel avete continuato a scavare ed ora è arrivato a una profondità di circa una lunghezza, cioè di circa 13 metri. Lei ci aveva promesso che potevamo tornarci. Vuole andarci con Stefano Madia? Ok. Va bene, andiamo. Stefano, my friend. Zaki Awas, lei ha detto che dei radar hanno rilevato il terreno ma non hanno riscontrato nulla sotto la Sfinge. Ma allora lei perché ha continuato a scavare questo tunnel? Ho scavato questo tunnel perché molte persone lo ritenevano di epoca recente ed io volevo accertare se era moderno oppure antico. Beh, avevo ragione. I miei scavi hanno provato che il tunnel risale al tardo periodo faraonico, cioè a circa 2500 anni fa. Dunque, in periodi comunque successivi alla quarta dinastia egizia, dunque a 4500 anni fa. Prego, entri lei per primo. Let's go and see what's inside. Ok. Io non so dove devo mettere i piedi. I don't know where I have to put my foot. You can help me. Ok. This is a step. Scendiamo. Ok. Ok, Greco. Indiana Jones, that. Ecco, Zaki Awas, in questo tunnel scavato all'interno della Sfinge. I go. Dunque, qui all'interno della Sfinge non avete trovato delle tracce di vita, arnesi o frammenti di arnesi, oggetti? A dire il vero non abbiamo trovato un granché, non c'erano manufatti. Le uniche prove scoperte ci hanno dato semplicemente la conferma che tutto questo fu costruito durante l'epoca faraonica. Ok. Let's go inside. That's right. Dunque, Zaki Awas, proseguiamo la nostra conversazione qui, all'interno della Sfinge, del monumento forse più famoso del mondo. Ecco, lei sta seguendo una direzione in questi scavi, in questo approfondimento di questo tunnel? No, non seguiamo un'unica direzione negli scavi all'interno della Sfinge. Il nostro primo obiettivo è quello di lavorare cercando di trovare prove certe sull'età della Sfinge. Gli scavi che ho eseguito nelle vicinanze hanno provato che la costruzione della Sfinge risale a 4500 anni fa e che niente è anteriore a questa data. Ok, continuiamo a salire. Ok. Ecco, questo è il nuovo tunnel, il tunnel che è stato scavato recentemente, proprio qui nel corpo della Sfinge.
Ecco, non sembra assolutamente facile salire. Ma Zaki Hawass è abituato, perché tutti gli archeologi sono abituati ogni giorno a confrontarsi con queste difficoltà. I know. Stefano, no one ever came here. Ecco. This is really very important. Nessuno, dice Zaki Hawass, è mai entrato qui dentro, dunque nessuna telecamera. Dunque, Zaki Hawass, qui all'interno della Sfinge non avete trovato nessuna traccia di vita, ma avete comunque stabilito che la Sfinge appartiene a quattro periodi. Quali sono questi periodi? I quattro periodi iniziano con la quarta dinastia durante l'antico regno, circa 4500 anni fa. Poi vi fu il Medio Regno 500 anni dopo, il Nuovo Regno 3000 anni fa e poi, per ultimo, il periodo romano, poco più di 2000 anni or sono. Dunque, tutti i periodi comunque posteriori, successivi alla quarta dinastia, 4500 anni fa. Zaki Hawass, continuerete a scavare questo tunnel? Continueremo a scavare sempre, perché stiamo cercando delle prove importanti che possano svelare i segreti che custodisce la Sfinge. Watch out. Okay. Good. Okay. Okay. Very good. Okay. Now we will go out there? Yes. We try. You try go in the camera. Okay. I go first. Yes. You go first from here. To the right? To the up. Up. Okay. Bravo, Daniela. Allora, prego, Zaki Hawass. Sai, Stefano, siamo entrati insieme nel primo tunnel altre volte, ma questa è la prima volta che una telecamera entra nel secondo tunnel. È importante che gli italiani e anche il resto del mondo vedano e conoscano i segreti della Sfinge. Grazie, grazie, Zaki Hawass. Let's go. Ok. Let's go. Allora, un tunnel chiuso ed un altro aperto, che è quello che abbiamo appena visto. Ma Zaki, esiste qualche altro tunnel all'interno della Sfinge? Sì, c'è un altro tunnel dietro la testa della Sfinge che scende per circa 6 metri. Molta gente è convinta che ci sia anche un altro tunnel situato nella zampa destra davanti alla Sfinge, ma noi non abbiamo nessuna prova dell'esistenza di questo tunnel. Tuttavia c'è chi dice che deve esserci per forza. Ma 15 anni fa abbiamo fatto delle perforazioni e non abbiamo trovato nessun tunnel da questa parte. Ma non ci sono poi altri tunnel? Cioè, nel senso, per esempio, un tunnel che colleghi la Sfinge alle altre piramidi. Che so, un tunnel che collega la Sfinge alla piramide di Cheope. È possibile? Il primo ad aver sostenuto una tesi del genere è stato un italiano nel 1816, si chiamava Caviglia. Caviglia arrivò qui e la Sfinge era ancora coperta dalla sabbia. Era convinto che avrebbe trovato un tunnel che collegava la Sfinge alla piramide. Per confermare la sua teoria, tolse la sabbia e cominciò a scavare per trovare il famoso tunnel, ma non trovò nulla. Ma allora qual è il legame che unisce la Sfinge alle piramidi? Perché appaiono indissolubilmente legate.
Non c'è nessun collegamento tra la grande piramide di Cheope e la Sfinge. La Sfinge è collegata alla seconda piramide, la piramide di Chefren, ed è stata scolpita per rappresentare Chefren come atto di rispetto nei confronti del padre, il faraone Cheope.